Pur non arretrando, nel primo trimestre 2013 non brilla il mercato europeo, che resta privo di segnali forti di ripresa, stando almeno ai risultati delle indagini condotte da Scenari Immobiliari in vista del forum che si terrà a Santa Margherita Ligure a settembre. Il fatturato complessivo a fine 2013 è stimato in circa 615 miliardi di euro, il che significa un incremento dell'1,4% rispetto allo scorso anno. La fetta più importante spetta alla Germania con il 29%, mentre l'Italia è al 19% con un fatturato previsto in 115 miliardi di euro. Cambierà anche Wimbledon. Proprio la settimana scorsa si è concluso il più prestigioso torneo di tennis sull'erba del mondo, ma ci vorranno almeno 20 anni. L'All England Lawes Tennis Club, che infatti ha svelato l'ambizioso progetto di restyling del sobborgo teatro del più prestigioso evento tennistico mondiale. La proposta, curata dallo studio Grimshaw Architect Nicholas Grimshaw, conserva i tratti caratteristici dello storico sito, rimodulandoli in un'ottica sostenibile ed eco-attenta. Il piano prevede di riposizionare diversi campi da tennis in zone più periferiche dell'area e di dotare il campo principale di un tetto retrattile, mentre l'area sud verrà inoltre rivitalizzata grazie alla creazione di 3 nuovi campi e un'area di accoglienza per gli atleti. In calo, secondo l'Istat, i prezzi delle case italiane nel primo trimestre 2013. Secondo l'Istituto di Statistica, l'indice del prezzo delle abitazioni, IPAB, è diminuito dell'1,2% rispetto al trimestre precedente, l'ultimo del 2012, e del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2012. Il calo è il sesto consecutivo e accentua la flessione su base semestrale, che già aveva visto il quarto trimestre del 2012 flettere del 5,2% rispetto al terzo. Da notare come il calo meno pronunciato, scomponendo il dato, riguardi il prezzo delle abitazioni esistenti, meno 1,1%, e non quelle di nuove realizzazioni. Il New Century Center di Chengdu, nella Cina sud-occidentale, ha ufficialmente inaugurato al pubblico. Non si tratta di un edificio qualsiasi, bensì della costruzione freestanding più grande di tutto il mondo, tanto da aver superato il record fino ad oggi detenuto dall'aeroporto internazionale di Dubai. Spazio commerciale e ricreativo, il New Century Global Center misura 100 metri di altezza, una lunghezza di 500 metri per 400 metri di larghezza, una superficie calpestabile di 1,7 milioni di metri quadrati, insomma una dimensione tale da poter contenere 20 teatri dell'opera di Sydney e 3 volte il Pentagono di Washington. Veniamo ora ai progetti segnalati a Ceramicanda TG Architettura da Confindustria Ceramica. Oggi vi portiamo a Parma per vedere, analizzare insieme il progetto STU 109B.